Ciao a tutti, comincio con questo strumento che considero davvero indispensabile al punto che veramente non potete non conoscerlo. Non aggiungo altro. Vediamo a cosa serve il comando selezione rapida. Potete attivare questo strumento cliccando qui. Oppure da tastiera scrivendo Sele Rapid. In pratica, senza conoscere questo strumento, come farei a selezionare tutto quello che c'è su un singolo layer? Dovrei isolarlo, selezionare, lavorarci e poi rimuovere l'isolamento. Oppure come faccio a selezionare tutti gli oggetti che hanno ad esempio lo stesso colore, o magari lo stesso spessore, o lo stesso tipo di linea? Ancora, come faccio a sapere se in un disegno ci sono ad esempio dei blocchi o dei tratteggi, eccetera? Il metodo è davvero rapidissimo. Scrivete, come ho detto prima, Sele Rapid. Invio per confermare. Comparirà questa scheda dove avete la possibilità di selezionare tutto ciò che vi occorre. Potete anzitutto applicare la selezione all'intero disegno oppure ad una singola finestra. Poi, come vedete, potete scegliere il tipo di selezione che volete. Come vedete, vi dà una serie di proprietà che potete selezionare. E ad esempio, proviamo a selezionare un layer. Arredo. Queste spunte, come vedete, sono molto intuitive e servono ad includere o ad escludere dalla selezione qualsiasi altro gruppo. Basta premere ok. Come vedete, AutoCAD ha selezionato tutto quello che è presente nel layer arredo. Proviamo ad esempio a cambiare selezione. Di nuovo Sele Rapid. Proviamo ad esempio a selezionare tutto ciò che non è tratteggiato. Ok. Come vedete, seleziona gran parte del disegno, ovviamente. Infine proviamo a selezionare ad esempio un tratteggio, a volte può capitare usando AutoCAD che ci rendiamo conto che non sappiamo se ci sono ad esempio dei blocchi o dei tratteggi all'interno del disegno. In questo caso tipo oggetto tratteggio, voglio selezionare tutti i tratteggi, cioè voglio che siano presi in considerazione tutti i tratteggi, faccio operatore, seleziona tutto, ok. Come vedete sono stati selezionati tutti i tratteggi presenti all'interno di questo disegno. Come faccio ad alleggerire un lavoro eliminando oggetti inutili, riferimenti inutili, layer inutilizzabili? Certo, potrei farlo manualmente, pezzo per pezzo, sperando di aver cancellato tutto, ma state certi che ci sarà qualche oggetto temporaneo, qualche cosa che vi sfuggirà. Lo strumento per pulire il disegno si chiama Elimina, non fatevi spaventare dal nome. Lo strumento che vi sto mostrando non cancella nulla di ciò che vi serve dal disegno, ma farà una pulizia di roba inutile che manco vedrete da un punto di vista pratico. Su parametrie grosse o disegni con molte linee, l'effetto sarà spaventoso. Potrei passare da un file di 20 MB, ad esempio, ad uno di 3-4 MB tranquillamente. Allora, vediamo da un punto di vista pratico come utilizzare questo strumento. Vado su File, Utilità di disegno, Elimina. Vi garantisco che io ho sempre, come vedete, spuntato tutto. Premo Elimina tutto ed ho la mia bella pulizia del file, senza alcun problema. Clicco, mi chiede se voglio eliminare anche ad esempio blocchi che non servono, che non sono più utilizzati. Elimina tutte le voci. Proviamo ad esempio a cancellare una parte di questo disegno, a vedere come rimuovere anche ad esempio layer inutilizzati e quant'altro. Ad esempio, come vedete, i layer adesso sono questi. Se io cancello da questa planimetria questo progetto per intero, provo a ripetere il comando elimina, questa volta scriviamo da tastiera elimina, invio per confermare, di nuovo elimina tutto, ci chiede di eliminare ad esempio anche layer inutilizzati, ok, chiudi, e come vedete i layer sono ridotti a una decina insomma. Bene, per file di veramente grandi dimensioni vi consiglio di ripetere l'intero processo più volte per essere sicuri che AutoCAD sia riuscito ad eliminare tutti i file che non ci servivano. Quante volte volevate impaginare qualcosa e inserire stesso in AutoCAD una immagine come copertina? Vi compare sempre un bordo colorato, questo qui, dal colore del layer, e poi per coprirlo avete usato strane tecniche. Il comando image frame vi dà la possibilità di rimuovere quel famoso bordo senza fare altre operazioni. In pratica scrivo da tastiera image frame, invio per confermare,
Poi abbiamo due opzioni, 0 e 1, è come se indicassero no e sì. Se scrivo 0 e invio, non avrò nessun bordo, ma comunque l'immagine sarà selezionabile, spostabile, è tutto. Riscrivo image frame. Il bordo ricomparirà. Edgemood è invece un po' più complicato da descrivere, per cui faremo degli esempi pratici e vedrete che sarà chiarissimo. Edgemood significa proprio modalità bordo e serve per modificare i settaggi dei comandi taglia ed estendi. Nella maniera classica, Edgemood è impostato sul parametro 0. Se provo ad estendere una linea, questa finirà fino al punto di intersezione con un'altra. Seleziono gli oggetti che voglio estendere. Ovviamente in questo caso non può essere realizzata nessuna estensione. Lo stesso vale per taglia. Se provo a tagliare in questo caso, naturalmente è impossibile tagliare. Se cambio modalità e scrivo da tastiera Edge Mode, premo invio e digito 1, invio per confermare, avrò modificato il settaggio in questo modo. Provo ad estendere. Come vedete, in questo caso era identico a prima. Ma in quest'altro caso AutoCAD considererà valida per l'estensione anche le proiezioni di linee da me indicate. Così. Capite tutte le potenzialità di questo comando? Anche per taglia è possibile fare ciò. Abbiamo visto il caso classico. In questo caso, invece, ad esempio, tagliamo questa linea lungo la proiezione di quest'altra linea. Seleziono la linea di taglio. È l'oggetto che voglio tagliare e come vedete AutoCAD comunque effettua l'operazione. Ricordatevi, Edgemode 0 per la modalità classica, 1 per quest'altra modalità che tiene in considerazione le proiezioni. In un disegno fatto velocemente e carico di linee è molto comune, per distrazione, disegnare due linee sovrapposte o simili. E nel caso in cui queste abbiano lo stesso layer, spessore, colore, è praticamente impossibile riconoscerle, selezionarle e cancellarle per fare una bella pulizia al vostro disegno. In questo caso vi viene incontro Elimina duplicati, che in base ai settaggi da voi scelti cancellerà i, tra virgolette, doppioni. Per esempio, faccio due linee, due polilinee sovrapposte, anche tre, e come vedete non posso sapere che sotto questo tratto ci sono tre linee. Scrivo da tastiera elimina duplicati, invio per confermare, seleziono gli oggetti, tasto destro per confermare, si aprirà questa schermata. Qui posso scegliere in pratica quali proprietà dell'oggetto ignorare, nel senso se spunto layer magari cancellerà anche oggetti che hanno stesse dimensioni e stesse proprietà ma su layer diversi. O posso modificare la tolleranza. Talvolta questo comando può portare a cancellare delle linee sovrapposte che comunque però erano ad esempio su layer diversi e ci servivano allo stesso modo. Per cui utilizzatelo, io direi sempre alla fine di un disegno per tenerlo bello pulito ed avere un'unica linea che rappresenta un unico oggetto. Però tenete sempre una tolleranza bassa e magari non spuntate nessuna di queste caselle. Poi sta a voi ovviamente esplorare questo comando e vedere come meglio vi fa comodo. Quindi ok per confermare. E come vedete, se io seleziono qui, provo a cancellare di quelle tre polline realizzate, ne è restata soltanto una. Io vi saluto, spero che questi suggerimenti siano stati apprezzati e potrete utilizzarli per i vostri disegni. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale per vedere aggiornamenti e vedere altri video come questi che ho già pubblicato o che usciranno a breve. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Buona giornata.